Benvenuti a Polcenico. Adesso vedete un sole stupendo. Sole di là, già, sole, con là. Si ecco. Sente, si ecco. Vede. Il nostro tappetino volantino. Qui c'è una bella area parcheggio, la bambola c'ha sonno. Sì. E dove non ci sono restrizioni. Bene. E quindi è un bel posto. Ora vi portiamo a vedere la sorgente del Gorgazzo. Gorgazzo, e voilà. Che sembra una parolaccia, ma non lo è. Andiamo, andiamo. Eccoci qui che ci stiamo avvicinando. Wow, alla bello. Sorgente. Bello, eh? Come? No, bello, bello, ah. Come dire, bello. Sì, sì, ma adesso arriviamo là in fondo dove c'è il bus, praticamente il buco in dialetto, e vi faremo vedere dei colori pazzeschi, ma pazzeschi, spettacolari. Sì, sì, davvero, davvero. Per venire qua mettete sul navigatore Polcenigo, via Polcenigo, trovate il parcheggio lì che abbiamo fatto vedere prima, e poi arrivate qui, siete già qua, diciamo. Sì. Ma che bello. Per non parlare del fresco, che è una storia, quella è tutta un'altra storia. Vabbè. Ecco qua l'ombra, si sta benissimo. Sì. Una volta non c'era sto ristorante, vabbè, peccato. Se no mangiavo anche quando ero piccolo. Allora, ci stiamo avvicinando, c'è un piccolo ponticello, voilà, e già ci sono dei colori spettacolari. E siamo attorniati ancora da cicale. Dalle cicale, sì. Che bello. Sotto qui, in profondità, si dovrebbe vedere una statua, ma in questo momento io non riesco a vederla, però comunque c'è. Se andate a cercare su internet magari vedete qualche altra foto che... vi mostra quella statua lì. Beh. Allora, qui attraversiamo un altro ponticello. La statua del Cristo delle acque, mi pare che sia una roba del genere. Qui ci sono le radici di ieri, e allora non si vedono, però cioè che spettacolare, guarda com'è bello, azzurro, turchese, tutti i colori che ci sono. Sembra poca roba di profondità, ma invece è molto profondo questo posto. Cosa ne pensi? Dopo te lo facciamo vedere anche di sera, che di sera cambia ancora. È uno spettacolo, vero? Eh sì, immagino. Ci sono le cicale che ci fanno compagnia. Ogni tanto c'è qualche aereo, perché qua siamo anche vicino alla base militare di Aviano, stavo cadendo. Ebbene, questa è la sorgente del Gorgazzo. Lì sotto ci sono delle grotte,
che vanno giù una bella profondità. Deve essere bello. Sì, sì, sì. Spettacolare. Proprio davvero spettacolare. Merita veramente una visita dal vivo, perché il video non so se rende l'idea. Comunque tanta roba. La sorgente del Gorgazzo. Bello. Sì, è un po' basso il livello quest'anno, perché di solito c'era più acqua, arrivava quasi fino a qua ai miei piedi. Però tanta roba. Io era 40 anni che non la vedevo più. Quindi ritorno alle origini. Bene. Poi ve la facciamo vedere, come abbiamo detto, anche di sera. E voilà, adesso vi mostreremo il Gorgazzo di sera. Olè! Cioè, ragazzi, spettacolo. Spettacolo, guarda, va dal verde all'azzurro. Adesso provo a ingrandire un po' a vedere se si vede la statua. Ma no, non si vede. Allora torniamo domani mattina. O sono io che sono cercato, o non la vedo. Comunque è talmente cristallina quest'acqua che a quella profondità, che saranno 5 o 6 metri, forse di più, si vede il fondo. Guardate che roba. Grandioso. Bene. Qua ci sono delle belle radici che sembra di essere in un posto incantato. Ecco, qui c'è il ponticello. Tu vieni avanti sul ponticello, vieni. Vieni, vieni. Ma quanto è lungo questo ponte? Ecco, è quasi finito. Ok, adesso scende. Perfetto. Okay. Io mi... Bello. Adesso andiamo a vedere poi a vedere il resto. Per vedere la statua verremo domani mattina. Allora, un altro ponticello. Vieni da me, vieni da me. Questo è il tabellone che ti fa vedere alcune cose. Quella è la statua che c'è sotto. E vabbè. Ah, è qui come... Sì. Poi ci sono delle grotte sotto che sono muzzatori, sono andato ad esplorarle. Troppo bello questo posto, suggestivo. Manca solo che salta fuori qualche follettino. Oh. Ciao, un follettino. Sì. Vieni qua, c'è un locale anche vicino. Ti mangi la pizza, ti bevi la birra. E stai al fresco. Soprattutto al fresco. Ha sentito Babbo Natale che ha fatto la risata. E qua in villeggiatura, Santa Claus. Dopo da lì la sorgente sgorga. Sì.
Bel posto. Mettete sul navigatore sorgente del Gorgazzo, mi raccomando, Gorgazzo, con la G, non con la C, E poi venite qua, che ci sono altre tante altre belle cose da vedere. Da vedere. Ok? Bello, bello. La cascatella che rilassa. Molto bello. Adesso ti faccio tutte le foto che vuoi, non ti preoccupare. Qualche casa cantoniera antica che magari poi piano piano vengono ristrutturate, recuperate. E via. Questa dall'altra parte del ponte. E il fiume scorre, scorre, scorre. Scorre, va, va. E porta via tutti i pensieri. Sì, certo. Ecco fatto. E rimangono quelli belli. Soprattutto quelli belli. Bello. E la bambola, sei contenta che ti ho portato qui? Sì. A Gorgazzo. Sì. Bene, bene, bene. Ci troviamo nel Friuli, giusto? In Friuli, sì. Giustamente. Bisogna dire dove ci troviamo. Certo che bisogna dire dove ci troviamo. Se no... Sul ponticello, dove passa il nostro... Torrentello, là e là in fondo dove c'è quel cartellone lì con scritto il bus, c'è la sorgente del Gorgazzo. Domani mattina ritorniamo, che con le luci del mattino sicuramente si vedrà meglio il fondo e vedremo bene anche la statua. Bella quella casetta, stupenda, col giardinetto. Fiumicino, vicino, e il fiumicino vicino, sì, il fiume vicino. Bello. Che è bello, qua ci sono un po' di rapide. Prendiamo il kayak, sì, ma ho preso ancora tanto perché il kayak va a fondo. No, no, grazie. Esplode. Allora vai solo tu, va, che ne meglio. Sì, faccio. Poi, oltre che fare il kayak, faccio il ciolà che faccio. Vabbè, va. E dopo questo. Non ho messo la crema sulla capoccia? Sì, c'hai ragione. Però, dai, adesso ci fermiamo qua un attimo. Senti che sound. Mamma mia. Bello. Vabbè, dai. Ma fin dove va? Cosa? Qua. Ah, il piede lì. Vai avanti ancora 10 cm e poi fai... Padaboom. No, non fai proprio padaboom, però... Faccio dai. Patapam. Sì, dai, fai spluff. Bene. Dopo questo fiume che nasce qua, che si chiama Livenza, prosegue e... Più in là ci sarà un'altra località che vi faremo vedere, che si chiama la Santissima. Ah, bello lì! E poi si sale! Aiuto! Andiamo a vedere la diga. La diga del Vajont. Vabbè, è un episodio tragico per queste... Per queste zone qua, però, insomma, è rimasto lì. Purtroppo non è stata colpa della diga, ma
è stata colpa di chi ha fatto i rilievi che insomma hanno deciso di costruire lo stesso, anche se sapevano che sarebbe successa questa cosa qua. Immaginavano che magari potesse franare il costone lì, però non in quel modo lì, insomma. Vabbè, poi la storia ve la spiegheremo quando arriveremo su al Vajont. Ciao Nasino bello. Eva. Ciao. Ciao. Ok. Allora, per oggi abbiamo concluso qui alla sorgente del Gorgazzo e ci vediamo nel prossimo video. Yeah. Ciao, se sei arrivato fino in fondo vuol dire che il video ti è piaciuto. Magari lasciaci un like, un e iscriviti like, al canale, sì, che noi lo apprezziamo tanto, Certo, certo. Ciao belli. Ciao. Ciao, 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 ciao. Miau.